È arrivato il conto, avvocato, preparati a pagarlo. Lasciami, Fabio. Mattia è stato ammazzato da un tuo scagnozzo. Lui si è preso la sua vita e adesso mi prendo la tua. Tu non sei un assassino, non puoi uccidere. No, scommettiamo, puttana. Questo non è un assassino, questa è pulizia del mondo. Vattene via, questo è il tuo giorno fortunato. Vattene! Così, dopo tanto dire, io mi ritrovo nuovamente solo tra i neon di una statale. La mia mente che prende volo. Qualcosa sta cambiando, qualcosa sta nascendo in me. Ti sto ancora cercando, non chiedermi perché. Io non so che sarà, lo che sarà di questa vita, sempre fra le dita. Che tempo sotto sopra, io vorrei scoprirlo con voce a carte. Perché forse è finita, perché la notte è scesa non ci ha più trovati. Sarà il destino arbitro di questa partita, ricettatore abito di cuori rubati. Stavate discutendo del viaggio di nozze? Siamo sicuri che è tutto qui? Ma certo, crociere Caraibi, America costo costo o Maldive? Sai, ognuno di noi ha i suoi gusti in queste cose. E io e mia figlia abbiamo sempre viaggiato tanto. Sarà. Ma tanto noi il viaggio di nozze non lo facciamo, quindi... E perché non lo fate? Perché io e questo splendido quarantenne abbiamo un mucchio di cose da fare dopo il matrimonio. La sistemazione di Chiara e Valentina, la casa da arredare. E poi... noi siamo già stati in Brasile. Una specie di luna di miele sulla fiducia. Senti, non dovevi mostrarmi la bomboniera della tua amica? Ma certo, quasi quasi me la facevate dimenticare. Eccola qui. Che te ne pare? Sono qui, tra le tue braccia ancora, avvinta come l'edera. Lo sai che l'edera è il simbolo della fedeltà, sì? Allora è totalmente fuori luogo. Eleonora, ma che ti prende? Te l'ho detto e te lo ripeto, questa commedia non funziona. La vuoi smettere? Sei tu che stai facendo la commedia. Io il gioco, papà, non te lo reggo più. Marianna ha tutto il diritto di sapere. Scusa, sapere cosa? Allora è vero che stavate litigando? Eh? Qual è il problema? O glielo dici tu, o glielo dico io. Perfetto, diglielo tu. Eh? Certo. Devi proteggere Marianna dal farabutto di tuo padre, eh? Avanti, signorina. Le lascio il campo libero, si accomodi. Diego, ma... ma dove vai? Vedi la presa? Ma non potevate usare l'altra di presa? Giacomo si è svegliato e non riesco più a farlo riaddormentare con tutto questo rumore. Asia, stanno facendo il loro lavoro. Beh, dovrebbero essere fuori a cercare Zaghi. Non qui a distruggere la casa. Mi dispiace per il disagio, ma la prima cosa da fare in caso di sequestro è porre la linea del telefono sotto controllo. Ma sì, sì, certo, si capisce. Fatto. Perfetto. Mi ascolti bene, signora. Se chiama Zaghi, dovrà parlarci lei. Dovrà tenerlo al telefono il più a lungo possibile, in modo che abbiamo il tempo per rintracciare la chiamata. Se la sente? Però non deve insospettirlo. Se lui capisce il suo gioco, potrebbe essere molto pericoloso. Speriamo bene. No, non deve sperare. Deve avere fiducia e mantenere la calma. Se c'è anche un solo modo per riportare a casa suo marito, noi lo troveremo. Glielo assicuro. D'accordo. Farò del mio meglio. Ben trovato, dottore.
Ecco qua, questa è la sua colazione. Se ha delle lamentele da fare, io potrei anche procurarle un appuntamento col nostro chef. Dov'è mio figlio Stefano? Come sta? Sta bene, sta bene. Tuo figlio. È anche molto fotogenico, guarda qua. Questo che vuol dire essere un padre? Morire di sete e avere ancora il fiato per preoccuparsi del figlio? No, no, no. È molto più di questo. Ah sì, eh? Guarda, non vedo l'ora di sapere il tuo parere in materia. Ti dispiacerebbe rispondere ad alcune domande? È un gioco che tu dovresti conoscere a memoria, no? Tu sei l'esperto e io sono un ignorante. Ti ascolto. Prima domanda. Perché hai adottato Stefano? Che c'entra questo? Che cosa vuol dire? Quello che ho detto, perché hai adottato Stefano? Ma è una domanda facile facile, che cos'è? L'esperto non sa rispondere. Accidenti, tic-tac, 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 il tempo sta per finire. E che facciamo se lo lasciamo scadere? Noi volevamo un figlio. E sembrava che Lia non potesse più averne. Ah, ecco. E perché avete preso proprio mio figlio? Perché? Te lo dico io perché! Perché tu ti sentivi in colpa per quello che tu avevi fatto a me! 1-0 per l'ignorante! Il secondo round dopo la pubblicità. Bevi e vattene. Esci dalla mia vita, ti prego. E questa volta per sempre. Fai in modo di non trovarti mai più davanti a me. La prossima volta potrebbe andare diversamente. È meglio non sfidare la fortuna. Senti, Fabio, guarda che ti sbagli. Io non c'entro niente con la morte di Mattia. Sì, è stato Tony Chang, uno che lavora per me, ma nessuno l'aveva autorizzato. Anzi, io ero addirittura contraria. Credimi, quell'ordine non l'avrei mai dato. Senti, stai zitta. E fai stare zitto quel cazzo di cellulare. Che vuoi? No, no. Hai fatto bene a chiamare. Anzi, benissimo. No, non è possibile. Io all'inizio non ci volevo credere, ma l'ho visto con i miei occhi, come sto vedendo te in questo momento. L'ho visto salire in macchina con una donna e lui faceva tutto l'affascinante, il galante. Gli ho chiesto spiegazioni e non mi ha saputo dire niente, anzi faceva il vago. Marianna, c'è un'altra donna, ne sono convinta, te lo giuro. Ma non è possibile, io me ne sarei accorta. Mi dispiace tanto, non puoi capire quanto mi dispiace, ma che dovevo fare? Io non ce l'ho fatta a stare con le mani in mano mentre mio padre ti prendeva in giro. E lei com'è, scusa? Voglio dire, l'aspetto, l'abbigliamento. Guarda, è una di quelle che appena le vedi ti viene voglia di strozzarle. Ero così furiosa con quella bionda ossigenata che gli avrei strappato tutti i vestiti di dosso. Pure firmati, tra l'altro. Pure vestiti firmati? Sì, di quello stilista francese, cipaciù, cipaciù. Ora non mi ricordo neanche come si chiama. Vabbè, comunque vestiti che per comprarli devi fare un mutuo. E, scusa, ti ricordi nient'altro? Alta, bassa, quanti anni ha? Qualunque età, tra i 30 e i 90. Tanto con tutti i soldi che c'ho si sarà fatta pure qualche plastica. E magari ha la puzza sotto il naso? Sì, sì, proprio così. Tutta puntuta, la classica tipa. Ce l'ho soltanto io. Matilde! Matilde, Matilde, Matilde. Matilde chi? Oddio, 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 oddio mio, dimmi di no, Matilde! Ma... una delle clienti di papà! No, 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 non una delle, non la cliente, tutto maiuscolo, la cliente. Ah, Roby, sai dirmi l'ora? La stessa di prima più 5 minuti, mamma mia, che ansia. E anche il caffè si è fatto freddo, è orribile bere un caffè freddo. È come quando al cinema si rompe la pellicola. Già, lo so, però... Non dica niente.
Non dica niente, so tutto, capisco tutto. Viviamo in un mondo di arpie, ma la parola d'ordine è resistere. Scusi il ritardo, sono rimasto bloccato da una trattativa un po' lunga. Tutti al compro in casa, eh? Poi dicono la crisi, l'inflazione. Prende qualcosa? Un caffè. Grazie. Allora? Mi dica, si può risolvere il mio problema? Mi dispiace, ma purtroppo il venditore non ne vuole sapere. A volte si riesce a farsi ridare la caparra, ma stavolta non ce l'ho fatta. Mi sa che quei soldi lei li ha persi. Eccomi qua, veloce come la luce. E altrettanto velocemente mi smaterializzo. Sa, forse la faccenda è sembrata anche un po' sospetta. Nessuno ci ripensa così all'ultimo istante. Ma posso sapere perché non vuole più comprare quell'appartamento? No, no, io lo vorrei comprare, solo che ho avuto una spesa improvvisa molto consistente. E credo proprio di non poter avere la somma completa per il logito. Peccato, era un ottimo affare. E poi anche la signora Marianna, vero? Era così innamorata di quell'appartamento. Una signora tanto simpatica. Senta, io posso ancora provare a rimandare quel logito. Non sarà facile, ma un tentativo lo faccio. Ora però ho un altro appuntamento. Faccia contenta la sua fidanzata. Non si lasci scappare una casa così bella. Sai benissimo che non sono io quella che ti ha fatto del male. Starò meglio quando sarai uscita da qui. Che altro vuoi? Niente. Volevo solo dirti una cosa su Tony Changa e credo che l'argomento ti interessi. I tuoi rapporti con i tuoi scagnozzi non mi interessano, fuori di qui. È stato Changa ad uccidere Mohammed Kalim, non Andrea. E ora è disposto a confessare. Lo vedi che l'argomento ti interessa? Tu devi fidarti di me. No, no, io non ci credo, questo è un altro dei tuoi giochetti. Changa si è fatto beccare. E adesso si è messo in testa di collaborare, visto che non ha niente da perdere. E indovina un po' chi si sta interessando del caso? I Donadoni, Giorgio e Giulia. Tu sai sempre dove colpire. Andrea verrà scagionato. E lui e Giulia vivranno felici e contenti. Una bella favola, vero? Ma tu puoi cambiare il finale. Che cosa vuoi? Che torni dalla mia parte, no? Tu mi aiuti a scalare la Donadoni Holding. E io faccio star zitto Changa. Lo so, è sempre così nella vita. Una noia, eh? È una questione di priorità. Vendicare un amico o prendersi una rivincita. Quel porco di Changa ha ammazzato Mattia, il mio migliore amico. L'unico. Sì, ma non tornerà mai. Pensaci, Fabio, e pensaci in fretta. I magistrati non vedono l'ora di ascoltarla, una bella confessione. Gli toglie metà del lavoro. Sono sicuro che suo marito sta pensando a lei, signora Galanti, e che conta sulla sua forza. Mi raccomando, non si lasci andare. Io vado in palestra. Come in palestra? Tanto che servo qui. A niente. In realtà a loro cosa servono qua? A niente. Vai pure. Non c'è problema. Però devi seguire le mie istruzioni. Non parlare con nessuno e se qualcuno ti chiama, fammelo sapere subito. Chiaro? Sì, signor presidente. Luca, per favore, non fare così. Non mi va di farmi dare ordini da questi qui, è chiaro? Prova a chiamarli consigli. Consigli? Glielo do io un consiglio. Perché invece di stare qua a giocare con questa roba non va a cercare mio padre, eh? C'è qualche problema? No, nessun problema. Puoi andare. Grazie. Non preoccupatevi. Sono reazioni normali in certi casi. Purtroppo abbiamo una procedura precisa da seguire e non possiamo fare eccezioni. A proposito, abbiamo disposto il blocco dei beni. Come il blocco dei beni? Ma se ci chiede un riscatto, che facciamo? No, no. Lasciali fare, mamma. Tanto Zaghi non vuole dei soldi. Qui c'è altro in mente. Sei stato proprio bravo, dottore, eh? La tua difesa mi ha incantato. La sorellina del povero bambino senza famiglia era così commovente. Ma se Stefano era senza famiglia, questo è stato soltanto per colpa tua! Perché tu quella notte non mi hai aiutato! Io avevo bisogno d'aiuto e tu te ne fregavi! Sei stato tu a farmi diventare un assassino! Se c'è qualcosa che mi rimprovero è di non aver capito quanto tu fossi malato. Se questo vuol dire essere responsabili, allora sì, lo so. No, 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 la risposta è sbagliata, mi dispiace, dottore, no, non abbiamo neanche la domanda di riserva. E che facciamo? Hai perso, dottore, hai perso. Devi pagare il debito.
Tu comincerai a capire che cosa vuol dire essere in balia di qualcuno, temere per la propria vita, soffrire la fame, la sete. A proposito, a me sta cominciando a venire un certo appetito. E a te? Il Nobel mi ci vorrebbe. Il Nobel per la deficienza totale. Quante storie! Fa una bella cosa, va. Intanto che fai penitenza, aiutami a sgranare i fagioli. Così fai pure una buona azione. Dai. Perché sono stata un'impicciona e una malfidata. Ha ragione papà ad essere arrabbiato con me. Fossi io, mi ammazzerei. Lo vuoi un gambo di sedano? Così ti flagelli meglio. È che stavo mettendo in discussione il vostro matrimonio. Ti rendi conto? Mi rendo conto. Adesso lo vuoi sapere? Il mio segreto per la mia calma olimpica? Meditazione trascendentale? Ma che? È che io ci sono già cascata con Matilde. Anzi, io ho fatto di peggio. L'ho quasi schiaffeggiata. Davanti a tutti. Al bar sotto sopra. Non ci posso credere. Sì, credici. Ma io d'altra parte l'avevo presa per una sua amichetta, proprio come te. Che ne so, le aveva fatto certi regali costosi. Invece erano regali aziendali. Che ne sapevo io? E poi? Poi che è successo? Ma niente, mi è solo rimasto qualche capello biondo ossigenato sotto le unghie. Ma io ti giuro non so mica come ci è capitato. Papà cosa ha detto? Si è arrabbiato molto, vero? Beh, ti dirò, se ci si vuole bene davvero, alla fine ci si riesce sempre a chiarirsi. Io e tuo padre parliamo davvero tanto. Ci diciamo tutto. Come ti invidio. Deve essere bello stare con una persona a dirsi tutto, proprio tutto, senza segreti. Signor Rossi, che bella sorpresa. L'aspettavamo solo fra qualche giorno. Prego, si accomodi. Grazie. Allora, è venuto a pagare in anticipo? I debitori scrupolosi sono una merce rara di questi tempi. Un sigaro? No, grazie. Beh, a dire il vero, non sono venuto per pagare. Ah. Anzi, temo che non potrò saldare il debito, per ora. Mi dispiace. Ma non sono venuta a mani vuote. Ho una proposta da farle, se ha la gentilezza di ascoltarmi. È un favore che non si nega a nessuno, o quasi. Bene, senta, come sai, io sono ricorso a voi per un problema di salute della mia fidanzata. Un'operazione molto difficile e molto, molto costosa. Per la quale ho dovuto usare anche dei soldi che mi servivano per comprare una casa. Sì, le dispiace venire al punto? Beh, io allora mi chiedevo se lei, la sua società, potesse anticiparmi i soldi che servono a comprare la casa, così io potrei venderla immediatamente e guadagnarci sopra e sanare il debito che ho con voi. Sinceramente, signor Rossi, sono un po' sorpreso. Io capisco i suoi problemi, ma quello che ci chiede lei è un tantinello strano. Se ne rende conto o no? Cioè, io dovrei farle un altro prestito, senza nessuna garanzia, quando lei non ha neanche i soldi per pagarmi la prima rata? Sì, lo so, ma le assicuro che è stato solo un contrattempo. Ah, non dubbi, mi creda. Ma non capisco con quale faccia lei venga a chiedermi degli altri soldi. La nostra finanziaria si è sposta parecchio con lei. 40.000 euro non sono uno scherzo. Ci ha provato, signor Rossi, e non è andata. Adesso veda di rispettare gli accordi. Altrimenti dovrò mettere in mezzo gli avvocati e mi creda. Non ho nessuna voglia di seccature. Così nella vita. Una noia, eh? È una questione di priorità. Vendicare un amico o prendersi una rivincita.
Ma vedi, c'è un signore molto cattivo che mi tiene prigioniero e allora mi ha messo addosso questa catena. Adesso tu devi dire ai tuoi di chiamare la polizia. Subito però. Me lo fai questo favore? No, no, non va bene così. Lei non può far freddare pure il toast dopo il caffè. Così non mangia niente. Vabbè, gliene rifaccio un altro per solidarietà. Ciao, Robby. Poi, Eleonora, meno male che sei venuta, eh. Guarda, guarda tuo padre, è lì. Non mangia niente. Fissa il vuoto. Sta proprio uno straccio. Sta. Grazie per avermi avvertita. Io lo so che cos'ha. Ora ci penso io. Vado. Papà. Ele, non è aria. Invece sì, papà. Mi dispiace. Mi dispiace da matti. Sento uno straccio. Marianna mi ha spiegato di Matilde. Ti prego, papà, mi perdoni. Ele, ti prego, lascia stare. E invece sì, papà. Mi devi ascoltare un periodo che non ne azzecco una, neanche con Stefano. Ma ti rendi conto che ho messo in discussione l'amore che hai per Marianna? Papà, il vostro che è un rapporto così onesto, pulito, senza sotterfugi, non vi dite mai bugie. Che c'è? Non ci diciamo mai bugie, eh? Ma se ho mentito non solo a lei, ma anche a te, a tutti. Beh, sono nei guai, piccola mia. Guai seri. Che tipo di guai? Sono rovinato. Non ho più niente. Anzi, qualcosa mi è rimasto. Un pacco di debiti. Questo silenzio è insopportabile. È la strategia dei rapitori. Logorare i nervi alla famiglia in modo da farle accettare qualunque richiesta. Ve l'ho detto, non serve a niente. Tanto Zaghi non si farà mai vivo. Mi raccomando, faccia come le ho detto. Prenda tempo, al resto pensiamo noi. Pronto? La signora Galanti? Sì, sono io. Senta, io abito in campagna. Ho letto i giornali, sa? Insomma, credo proprio di sapere dove sta suo marito. C'è un casolare qui dalle mie parti. Sono l'ispettore Sepe. Ci può dire il suo nome? Da dove chiama? Sì, ho capito, grazie. Ce lo riportano a casa? Oddio, grazie. Sì, grazie. Centrale, qui Sepe. Abbiamo bisogno di tutte le volanti disponibili. Dirigersi località Canavese, direzione Ivrea. Restiamo in contatto radio. Ispettore, la prego. Riporti a casa mio marito. C'è chi lo giustifica, chi lo esalta, chi gli dà significati sociali e chi lo condanna con la fermezza. È un nuovo fenomeno, quello della nuova navigazione. Ci si rivede. Entra. Vuoi bere qualcosa? Piantala. Questa qui non è una visita di cortesia. Ah, io che mi ero illusa. Ma si sa, tu sei così. Spezzi cuori ammazzi e poi li butti via. Allora, a che debbo il piacere? Accetto la tua proposta. Se riuscirai a non far confessare Tony Changa, io sarò il tuo uomo di fiducia nell'affare Donadoni. Ora ti riconosco. Il mio Fabio non è tipo da farsi prendere dai sentimentalismi. Specie fuori tempo massimo. Falla finita. Ma falla finita tu. Io ti conosco troppo bene. E non ci credo agli scrupoli per il caro amico morto. Com'è che si dice chi muore giace e... Come continuava? Hai avuto quello che volevi, adesso smettila. Non c'è niente di male a essere dei bastardi. Ma perché te lo dico? Tu lo sai già. Io e te siamo uguali. Come due gocce d'acqua. Che temperamento, me l'ero scordato. Ah, ecco come continuava. Chi vive si dà pace. Non sempre. O perlomeno non subito. Fabio! Fabio! No! 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 Ti scongiuro! Fabio! No! Thank you.
tanto dire, io mi ritrovo nuovamente solo tra i neon di una statale, la mia mente che prende il volo e spesso mi domando se...